Buonasera a tutti, buon giovedì, bentornati a Job News, grazie per essere con noi. Allora, cominciamo subito perché abbiamo tantissimi argomenti di cui parlare insieme ai nostri ospiti che vado subito a presentarvi. Abbiamo qui con noi entrambi vicepresidente del gruppo Giovani Industriali Giovani Imprenditori, scusate, dell'Unione Industriale di Torino, cominciando dalla signora per cavalleria, Giorgia Garola, buonasera. Buonasera. E Alberto Barberis, buonasera, grazie Buonasera. per essere con noi. Grazie. Allora, abbiamo molta carne al fuoco perché sta per cominciare un ciclo di iniziative proprio a cura del gruppo Giovani Industriali, ma prima ancora perché manca pochissimo alla scadenza di un bando molto interessante che mette in contatto aziende e ricercatori. Siamo a metà mese, ci sono ancora 15 giorni. Di che cosa si tratta? Ma si tratta di un bando che sostanzialmente è volto a premiare e a favorire l'inserimento di ricercatori universitari nelle aziende. Un bando sviluppato dal MIUR in collaborazione con Confindustria, la Fondazione CRIU e le università italiane, e sostanzialmente agevola l'inserimento di dottorati di ricerca all'interno dell'università, quindi sostanzialmente all'interno delle imprese, quindi sostanzialmente le imprese possono ospitare al loro interno un ricercatore durante i 3 anni di svolgimento del dottorato di ricerca, che può essere sviluppato su tematiche affini, inerenti o di sviluppo, comunque di interesse per l'azienda, e parte dei costi sono coperti sostanzialmente da questo fondo Quindi europeo. vantaggioso sia per l'azienda che assume perché ha un profilo di alta competenza con dei benefici, degli sgravi fiscali, anche un fondo perduto, e ovviamente interessante per il ricercatore perché non si sa mai, potrebbe essere l'inizio di una carriera all'interno dell'azienda. Esattamente, esattamente. È una delle opportunità che vanno nella direzione di incentivare il collegamento tra università ed impresa, e sicuramente quindi non possiamo che essere contenti e soddisfatti di questa iniziativa, che vedremo il 30 novembre, come diceva appunto lei, scade la presentazione la manifestazione di interesse da parte delle aziende, che tramite online possono compilare il loro form e presentare il progetto per il quale vorrebbero avere a disposizione dei ricercatori all'interno dell'azienda, e quindi vedremo i risultati che avrà. Eccolo qui il sito di riferimento, lo vedete in sovraimpressione, ve lo ripeto, è www.phd-italents.it. Qui trovate tutte le informazioni. Se siete aziende potete candidarvi, se siete ricercatori avete ancora 15 giorni per trovare un'azienda interessata. Questo argomento del collegamento tra mondo della ricerca, della scuola e mondo del lavoro è uno dei nodi che affrontiamo più spesso anche da questo palcoscenico, perché pare che in Italia sia proprio uno dei punti fondamentali da risolvere per il nostro ingolfato mondo del lavoro. La risposta del gruppo Giovani Imprenditori. Beh, allora diciamo che noi ci siamo interrogati su quale potesse essere, dovesse essere il nostro ruolo all'interno del panorama torinese, che è quello in cui operiamo, della provincia di Torino. E sostanzialmente cerchiamo di sviluppare delle attività e dei progetti che cerchino di raccontare che cosa significhi essere imprenditori, di trasmettere un po' i valori, i principi e l'entusiasmo che sta dietro ad un'attività imprenditoriale ai ragazzi delle scuole e dell'università, con progetti di vario genere. Uno fra tutti, che è quello di cui sono il referente di commissione, è il progetto Oggi. Oggi è Officina Gruppo Giovani Imprenditori ed è una sorta di scuola di imprenditorialità, a noi piace chiamarla così. L'idea è nata un paio d'anni fa. In realtà l'idea è nata da valutazioni che avevamo fatto in anni precedenti, in cui avevamo iniziato ad intervenire all'interno di corsi universitari. Alcuni di noi giovani imprenditori andavano a raccontare la loro esperienza imprenditoriale durante alcune ore di lezione in specifici corsi delle facoltà torinesi, e sostanzialmente la domanda che facevamo ai ragazzi degli ultimi anni di università, di economia, ingegneria, chi di loro fosse interessato a fare l'imprenditore al termine del percorso di studi, praticamente quasi nessuno alzava la mano, insomma. E qui parliamo già di ragazzi che stavano quasi per affacciarsi al mondo del lavoro, Sì, quindi era. ragazzi del quarto, quinto anno di università.
Allora ci siamo interrogati sui motivi, no, di questa percentuale praticamente irrisoria, al che abbiamo detto ok, chi meglio di noi giovani imprenditori ha il dovere e l'opportunità di poter raccontare effettivamente che cosa significhi fare impresa e cercare di far capire quali sono anche i valori che stanno dietro al fare impresa. E così abbiamo deciso di creare questa officina. Oggi, appunto, per la quale sta iniziando la terza edizione, il 3 dicembre ci sarà il primo evento di quest'anno, che ha avuto nei 2 anni precedenti, si è appunto sviluppata in una serie di incontri, circa 6 incontri all'anno, per anno accademico, diciamo, e in ogni incontro noi invitiamo e mettiamo a confronto degli imprenditori su tematiche specifiche, varie, che vanno dal marketing, alla comunicazione, alla creazione del business plan, al dove trovo i soldi per finanziare la mia impresa, all'internazionalizzazione, eccetera. Quindi chiamiamo imprenditori che vengono a raccontare la loro esperienza imprenditoriale diretta, quindi quello che hanno vissuto, quello che vivono tutti i giorni affrontando le problematiche quotidiane del fare impresa. Quindi non raccontano tanto quello che fanno, quanto piuttosto la loro esperienza diretta su queste tematiche. Anche perché il pubblico è forse già un po' più selezionato, cioè come età siamo appunto già un po' più su come fascia d'età, e quindi gente che vorrebbe, ma non trovo il coraggio di, Sì. quindi vado ad ascoltare le difficoltà di altri quasi forse per rincuorare me stesso, no? In un certo Assolutamente senso sì. smontate anche un po' lo stereotipo di imprenditore. Sì, anche perché noi giovani imprenditori siamo il presente, ma gli imprenditori del futuro sono i giovani giovani, quindi oltre a una platea di start-up o di universitari, in realtà i giovani imprenditori hanno la volontà e l'obbligo di rivolgersi anche alle scuole superiori e non solo, perché sono il nostro futuro. Di conseguenza, sempre un grossissimo progetto partito dai giovani imprenditori, insieme a un movimento creato sempre all'interno dell'Unione Industriale, che è lo Yes for Tho, è un movimento, siamo molto proud di questo movimento perché siamo stati i primi in Italia, a Torino, a crearlo a livello giovanile. Racchiude 18 associazioni di categorie giovanili di Torino, che sono i giovani avvocati, i giovani commercialisti, Coldiretti, CNA, consulenti del lavoro, e rappresentiamo 18.000 tra imprenditori professionisti, e tutti insieme su base volontaria andiamo con Talento, questo progetto che la prima fase è finita l'anno scorso, adesso parte sabato la seconda parte, andiamo nelle scuole superiori, soprattutto istituti tecnici, perché andiamo proprio a ricercare quelle che potrebbero essere le professionalità del futuro, e andiamo a fare orientamento ispirazionale, un approccio del lavoro un po' innovativo sotto forma di un gioco di ruolo, perché parliamo comunque con dei ragazzi molto giovani, ed è molto entusiasmante. Oltre alle visite nelle scuole, poi ci sono le visite dei ragazzi nell'azienda, dove possono respirare proprio l'aria del lavoro e la quotidianità. Noi ci mettiamo in gioco, noi professionisti imprenditori, e facciamo giocare anche loro, raccontando proprio quella che è la quotidianità del lavoro, il tutti i giorni, che loro non si aspetterebbero, per ispirarli, per tirare fuori i loro talenti. Noi cerchiamo di ispirarli e tirar fuori l'imprenditorialità che c'è in loro, perché vogliamo che siano imprenditori loro stessi, qualsiasi professione loro faranno nel futuro. Ed è molto bello. Devo dire che i numeri dell'anno scorso sono stati ottimi. Abbiamo visitato 10 scuole, abbiamo incontrato 50 professori e 1200 studenti. E quest'anno quante scuole incontreremo? 30, triplicheremo il risultato, perché è stato un risultato eccellente, e anche il Comune di Torino è stato entusiasta di questo progetto e quindi ci ha chiesto di triplicare i numeri su Vedremo base volontaria. i risultati poi tra qualche anno, perché sono ragazzi quindi di quarta e quinta Sì, tendenzialmente. vorremmo arrivare anche sulle prime e le seconde. Ad oggi sono quarta e quinta, perché l'orientamento viene un po' fatto sugli ultimi anni, però l'imprenditorialità va insegnata anche ai giovanissimi, quindi devo dire che speriamo di andare sui più giovani nei prossimi anni. Certo, quindi vi occupate, insomma, dalla culla li prendete al prossimo Sarebbe bello, giro. Sì, sarebbe bello. imprenditori dalla culla. Quello che stupisce forse di più è l'aspetto universitario, cioè che nell'ultimo stadio prima del lavoro manchi del tutto l'idea di un imprenditore. Quali sono le carenze più grandi che vedete negli universitari a cui parlate, dal punto di vista di chi è un imprenditore, che cosa fa, cioè che cos'è che li frena a diventare imprenditore?
Ma allora, sicuramente l'aspetto principale è l'aspetto economico, perché comunque c'è la diffusa, l'idea diffusa che fare impresa sia necessario avere grossi fondi a disposizione. Questo non è vero del tutto, nel senso che è vero che ovviamente senza l'adeguato sostegno finanziario magari è difficile provare a sviluppare l'idea, la propria idea imprenditoriale nel modo corretto. Ma è anche vero che questa non deve essere una scusante dalla parte opposta, perché esistono delle situazioni e delle possibilità che regione, provincia, anzi città metropolitana, fondi europei mettono a disposizione per idee imprenditoriali. A proposito, uno è proprio l'avvenimento che è stato prima accennato del 3 di dicembre, ma ve lo diciamo dopo perché vedo Daniela Cino pronta della redazione di Informa Lavoro, quindi do la linea a lei. Noi ci vediamo dopo. Buonasera dalla redazione di Informo Lavoro. Vi segnaliamo che la città di Torino ha organizzato le prove di selezione per l'ammissione a corsi regionali gratuiti per operatori sociosanitari, finalizzato a fornire le competenze necessarie per svolgere lavori nel settore sanitario, sociale, residenziale, ospedaliero e presso il domicilio della persona. Viene rilasciato l'attestato di qualifica dopo il superamento dell'esame finale con esito positivo. È necessario avere età superiore ai 18 anni, cittadinanza italiana o di uno Stato appartenente all'Unione Europea e regolare possesso di permesso di soggiorno, licenza media o titolo superiore e idoneità sanitaria. L'iscrizione al corso e la consegna della documentazione richiesta deve essere fatta presso la SFEP dal 23 novembre al 4 dicembre dalle ore 9 alle ore 12. Tutte le informazioni le trovate sui siti segnati qui a fianco. Saluti dalla redazione, alla prossima puntata. Ci siamo interrotti mentre cominciavamo ad addentrarci nei prossimi appuntamenti di oggi, ovvero l'officina del gruppo Giovani Imprenditori dell'Unione Industriale di Torino. Anzi, di più, il prossimo appuntamento, il primo del ciclo di questa edizione del 3 di dicembre, vedrà un momento molto particolare in cui, come dicevamo prima con Alberto Barberis, ci sarà la possibilità per giovani futuri imprenditori di incontrare magari qualcuno che li sostiene. Sì, Un'iniziativa nuova dell'edizione di quest'anno. è un'iniziativa nuova, ogni anno cerchiamo di alzare un po' l'asticella visto i risultati confortanti che otteniamo di anno in anno. E la novità di quest'anno è quello che chiamiamo terzo tempo, E2B, quindi Innovation to Business, e prevede al termine dell'incontro di oggi che 3 di dicembre, dicevamo, alle ore 18 presso il grattacielo Intesa San Paolo, il titolo della serata sarà Italy, why not? Perché ha ancora senso, o forse oggi ha ancora di più senso, fare impresa in Italia, nell'ambito di quello che si sta verificando, il fenomeno del reshoring, quindi alcune aziende manufatturiere che stanno riportando parte della loro produzione in Italia, perché effettivamente ha ancora senso, secondo noi, operare e lavorare, aprendo aziende in questo paese. E al termine di questo evento, in cui parteciperanno ospiti illustri, hanno già confermato Domenico Minniti, fondatore di Harmont & Blaine, che magari non tutti sanno che è un'impresa italiana, Italiana, nata in nonostante il Campania, nome è nonostante il italianissima. nome, Vito Gulli di Generale Conserve SPA, quindi marchio Asdomar più altri marchi dell'alimentare. Startup, perché avremo anche il presidente di Ennova, la startup che è stata premiata dal presidente Mattarella come miglior startup in Italia. Quindi ospiti illustri. Al termine dell'evento sarà possibile per alcune startup che si registreranno, che saranno selezionate, poter partecipare a questo terzo tempo, quindi un'occasione piuttosto informale, dove davanti ad un buffet sarà possibile incontrare degli imprenditori senior che si metteranno a disposizione per fare sostanzialmente da consulenti, da fratelli maggiori di queste start-up, perché parteciperanno con esponenti senior che hanno delle competenze specifiche in determinati settori tematici che possono interessare alle start-up, e quindi ci sarà l'occasione per loro di potersi presentare e parlare con imprenditori senior. Questo perché è fondamentale, secondo noi, ancor più in un momento come quello odierno,
il fatto di poter creare delle condizioni per le start-up che iniziano ad esserci, iniziano ad essercene molte, tantissime iniziative volte alla nascita di start-up. È importante che adesso queste iniziative facciano un salto, un gradino ulteriore, esatto, per creare le condizioni perché queste start-up possano effettivamente crescere, creare occupazione, posti di lavoro. Sempre a proposito del rapporto tra scuola e lavoro, vi segnalo anche un appuntamento per lunedì 30 novembre alle 17:30, la presentazione del libro La ricreazione è finita, sempre al Centro Congressi dell'Unione Industriale di Via Vela, quindi giocate in casa questa volta. Appunto questo saggio che tratta come scegliere la scuola e trovare il lavoro, una relazione che non sempre è così scontata. Testimone forse, sì. Giorgio, che ci può raccontare che cosa vi dicono questi ragazzi che incontrate nelle scuole alla fatidica domanda: ma tu da grande che cosa vuoi fare? Ecco, dobbiamo vincere molti ostacoli con i ragazzi. Uno dei tanti, oltre il sistema e il senso della sfiducia che si vive in questo momento, sono anche proprio le famiglie, oltre che magari il sistema scolastico, che impone determinate scelte o consiglia determinate scelte. Noi cerchiamo di essere di ispirazione, andando con delle testimonianze, perché loro possono toccare con mano quello che può essere un sogno realizzato. Noi non vogliamo andare a creare dei sogni così, tanto per fare, andiamo a spiegargli delle realtà, dei sogni che si sono realizzati, quindi andiamo molte volte spesso con imprenditori o professionisti di prima generazione, quindi che non hanno ereditato un lavoro, perché magari può sembrare più facile, per quanto le difficoltà di fare impresa oggi sono difficilissime a tutti i livelli e su tutte le generazioni, però le entusiasma moltissimo scoprire che gli start-upper ce l'hanno fatta anche sotto un profilo economico, aiutati magari appunto dalla città metropolitana, piuttosto che dai business angel, piuttosto che con delle realtà che possono ispirarli a creare, a tirar fuori i loro talenti, a creare qualcosa con le loro mani e con la loro volontà. Andiamo veramente a vincere un senso di sfiducia fortissimo che li porta anche a abbandonare la scuola. Noi, andando negli istituti tecnici e nelle scuole superiori, lo sentiamo moltissimo questo senso di sfiducia, ed è molto bello come lo sentiamo all'inizio della mattinata, alla fine della mattinata li sentiamo ispiratissimi a voler creare qualcosa. Questo qualcosa può essere qualsiasi cosa, può essere anche solo diventare dipendente, ma farlo con grande passione, perché quello che deve muoverci è poi la passione. Noi imprenditori lo viviamo ogni giorno, ci sono molte battaglie da vincere ogni giorno, risolviamo problemi ogni giorno, ma se lo facciamo con passione lo facciamo molto meglio, al 1000%. Ma è sfiducia in se stessi o è sfiducia nel mercato del lavoro, perché forse anche se così giovani hanno annusato nell'aria la crisi, o forse perché hanno vissuto le difficoltà del lavoro dei loro genitori? Il problema che si sta affacciando recentemente anche nelle nuove generazioni, quindi anche il rapporto che si vive in famiglia con il lavoro è messo in discussione. Io credo possano essere entrambi. Noi quello che facciamo sicuramente è ispirare la fiducia in loro stessi, perché il sistema sicuramente stiamo provando a cambiarlo, ma è complesso, dobbiamo essere sicuramente tutti insieme a farlo, però il sistema si può vincere con la fiducia, con l'ottimismo, si può vincere. Noi imprenditori lo dimostriamo ogni giorno, andiamo avanti e proviamo a farcela contro tutto e tutti, e anche i ragazzi devono farlo. Se hanno dei talenti, se hanno dei sogni, devono provare a realizzarli. Non è molte volte uno con l'economica, noi molte volte, perché andiamo con delle testimonianze a dimostrare che ce la si è fatta con poco o niente, non dico da un garage come Steve Jobs, però ci sono delle realtà del genere, realtà molto belle, start-up che sono cresciute e oggi sono delle realtà grandissime, che hanno creato valore, hanno creato lavoro e danno lavoro ai giovani. I giovani sono il nostro futuro e noi dobbiamo puntare su di loro per forza. Che bello, io chiuderei qua, invece no, perché voglio ancora chiedere una cosa rispetto a questo ciclo che comincia, lo ricordiamo, il 3 di dicembre e che andrà avanti quindi per tutto l'anno, chiamiamolo accademico, no? Fino in primavera più sì, o meno. Sì, sono previsti 6 incontri, inizieranno più o meno con cadenza mensile e quindi inizieremo a dicembre e finiremo a maggio. Più o meno una volta al mese avremo un incontro. Quindi resta il capitano coraggioso, per riprendere le sue parole, sì, che racconta la sua avventura, le sue difficoltà e in più questa novità del terzo tempo. Esattamente. Un altro tema, allora abbiamo detto che si inizia con Italia, why not, sì, o Italy, why not. Qual è il punto centrale su cui ruota, secondo voi, la sfida in questo momento storico, quindi un tema su cui volete particolarmente battere il chiodo? Ma in realtà affrontiamo vari temi, quindi le tematiche sono
tematiche di pratiche operative legate al mondo del fare impresa, però il fattore comune di tutti gli appuntamenti è proprio quello di raccontare, che effettivamente, di cercare di trasmettere il valore di un'attività, quella imprenditoriale, che sostanzialmente è un'attività che da un lato ha un suo romanticismo di base, perché quando uno ha un sogno e lotta e combatte per raggiungerlo, questa poi magari io ho una visione particolarmente romantica, però considero, ci sono fior di imprenditori, uno in particolare molto noto nel panorama torinese, che sostiene che fare l'imprenditore, essere imprenditore, sia il mestiere più etico del mondo. Ed effettivamente è importante che noi trasmettiamo ai ragazzi che non è più il momento di lamentarsi. Noi siamo il paese in cui sostanzialmente la prima cosa che ci si fa al mattino quando ci si sveglia e succede qualche difficoltà è di lamentarsi di quello che è successo. Invece bisognerebbe cambiare paradigma e provare a vedere delle opportunità al posto delle crisi, e sostanzialmente cercare di voler impegnarsi in prima persona per risolvere le cose anziché lamentarsi che le cose non vanno. E quindi questo è quello che si vuole trasmettere con questo appuntamento. In bocca al lupo. Crepi, grazie. Grazie allora ad Alberto Barberis, grazie a Giorgia Graola per essere stati con noi. Lascio lo spazio alla nostra rubrica di formazione con le pillole di OP Solution e ARPA Consulting. Noi ci rivediamo giovedì prossimo. Anzi no, ci rivediamo tutti i giorni alle 20:15 con il nostro spazio quotidiano. Buona serata. Buonasera e ben ritrovati all'interno dello spazio di OP Solution dedicato ai suggerimenti che vogliamo darvi per supportarvi nella ricerca di un nuovo posto di lavoro. Questa settimana alla nostra mail ci scrivono: buongiorno, nel 2014 per 6 mesi non ho lavorato, ora ho trovato una nuova opportunità, ma mi spiace avere quel buco sul curriculum. Come posso fare per coprire il buco nel mio CV? Allora, effettivamente questo argomento è un argomento spesso dibattuto. Moltissime persone hanno magari passato dei periodi, anche solo a livello di mesi, magari senza un'occupazione, per svariati motivi. Magari avevano perso il lavoro e ci hanno messo un pochettino di tempo in più a ritrovarlo, o magari per motivi familiari hanno dovuto interrompere un'attività lavorativa, oppure si sono spostati. Insomma, i problemi di buchi temporali all'interno del curriculum è una cosa veramente molto comune. Il suggerimento però è quello di cercare di mascherarli il più possibile. Non vi stiamo invitando ovviamente a mentire sul vostro curriculum vitae, ma semplicemente utilizzare alcuni escamotage che possono facilitarvi poi in una rapida ricollocazione. Ad esempio, uno di questi potrebbe essere quello di non andare a specificare il mese. Vedo molto spesso che le persone tendono a inserire sul curriculum addirittura il giorno dell'assunzione e il giorno di fine rapporto. Questo non è necessario, perché solitamente i selezionatori guardano gli anni, ma questo per capire se all'interno di un certo posto avete lavorato 6 mesi, 1 anno o 10, quindi per capire che tipo di esperienza avete fatto, se è un'esperienza più consolidata o invece magari un'esperienza meno approfondita. Per cui evitare di inserire i mesi può essere un utile stratagemma per andare a colmare quei gap che eventualmente possono crearsi. Ad esempio, se avete 6 mesi di buco, potete magari prolungare l'anno e poi far sì che la nuova esperienza, non so, fino al 2014, poi dal 2015 iniziate un nuovo tipo di esperienza. Questo non salta subito all'occhio di un selezionatore. Dopodiché cercate anche però di ricordarlo all'interno del racconto nel colloquio, questa differenza di mesi, e cercare anche di costruire la vostra storia professionale in maniera ovviamente coerente. Io spero di esservi stata utile, vi invito veramente a scrivere a OP Solution, progetti di outplacement, alla mail info@opsolution.it, e ci vediamo la prossima settimana. Intanto buona serata e buon lavoro. You and occupation, no hazard, na 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 na.